Signori, è arrivato oggi, e dico oggi, il mega, super, iper, più grande video della storia del mio canale. Signori, vi ho anticipato tutto nel video e è inutile ricordarvi che oggi si aprirà un baule super magico e un baule magico e un baule del torneo, tutto nello stesso, come si dice, tutto nello stesso profilo. Allora, hanno fatto l'aggiornamento, io spero di riuscirvi a caricare questo video il prima possibile. Nuova metà torneo, sfida con 12 vittorie, ok, questo l'ho visto ieri. Miglioramenti dei tornei attuali, membrani, 4 nuove carte, mega sgherro, e lo devo trovare. Allora, nuovi bauli. Baule leggendario contiene una carta leggendaria, spettacolo. Bilanciamento l'avevamo già visto, ok, andiamo a spacchettare, vediamo se già ci dà le nuove carte. Il mega sgherro deve essere una cosa interessante. Ecco, tre carte, le gemme, ok. Va bene, vediamo se ce l'ha messa. Ah, ha disponibile a breve. Perché qua mi fa vedere che c'è il boscaiolo? Mica ce l'ho. Ah, io quando è fregno. Rilasciato tra 19 ore. Vabbè, probabilmente quando vi caricherò il video. Oh, mi fa vedere tutte le leggendarie. Spettacolo. La nuova leggendaria in Arena 5. Oddio. No, ma che cos'è questo aggiornamento? Signori, probabilmente quando vi caricherò il video già queste carte saranno superate e va a finire che anche nessuno le userà più. Però io sto... Questa è la prima volta che apro il gioco da dopo l'aggiornamento, quindi... Quindi tra 19 ore, a questo punto mi converrebbe aspettare ad aprire il baule, vediamo un po'. È cambiata anche quest'icona qua sotto. Ora proverò a fare un torneo in live, vediamo un po'. Vabbè, le nuove carte non ce le darà mai, però ecco, apriamo come... il super chest opening di oggi deve... Oh, le guardie! Belle, le uso le guardie, quindi... Oh, che è successo? Bello, prossimamente. Due leggendarie, il mega sgherro. Oh mio Dio, mi fa vedere statistiche. Danni al secondo, danno 162, portata, e gli ha portata a 2 quando... Oh, però 3 elisir, bello. Punti ferita 400, a livello 1, ah, è una rara, quindi si può richiedere anche in clan. Velocità di colpi 1,3, velocità media, ah, quindi ne è uno mi pare. Sono andato alle carte, mi ha fatto andare subito, lo specchio hanno aggiornato, devo vedere... Oh, era come dicevo io, la leggendaria al 2 mi copia, spettacolo vero. Livello raro 8 però, ok, 8 va bene. Comune me lo copia al 10, le epiche al 5 me le copia. Mamma mia, signori, questo qua al 2 fa... amici, vorrei provare questo al 2, fammi vedere, che altro hanno potenziato? Mi sa il gigante l'hanno depotenziato. Infatti danno 2,11, mi sa che oggi, stamattina ho visto, faceva 2,50. Non mi vorrei sbagliare, ma mi sa che è proprio così. Allora, tante novità in questo nuovo video. Io voglio almeno, dico, almeno 2000 visualizzazioni per questo video, perché è una cosa allucinante questo video di oggi. L'epica al 5, mi copierà la striga al 5, lo specchio. Oh, mi fa vedere tutto. Spettacolo, questo nuovo respinge tutto, respinge. Allora, questa è la leggendaria che voglio di più di tutti, va bene. Avete visto dal video di ieri che ho trovato il baule super magico, quindi inutile girarci intorno. Amici, andiamoci a fare subito uno di questi. Fammi vedere, questo qua mi tenta davvero, ma premio garantito 20 carte con 100, con 100 gemme. Allora, devo vedere prima una cosa. Perché, sì, vai sopra tu. Devo vedere qua, no? Se io creo un torneo... Ah, che pezzi di merda. Crea e termina un torneo, ora mi dà 100. Prima dava 500. Ok, ho capito. Giustamente, se non uno ci guadagnava le gemme. Allora, fammi vedere quante gemme ho. 500. Allora, io farei sfida classica, sfida grandiosa. Mi sa che se io faccio uno di questi due, il premio non me lo dà, mi pare. Ah, già sto facendo un torneo, giustamente. Allora, proviamo a farci una di queste. Aspetta, però non sono convinto di sto mazzo. Vorrei usare il mio classico, però... Fammi pensare, perché non c'ho quegli scheletrini da uno. Vabbè, dai, andiamo così, in maniera quanto... Fammi vedere un po'. Allora, lo specchio, mo mi copia la leggendaria all'uno. Allora, facciamo così, vai. Con 0 vittorie mi dà 2 carte.
con 12 vittorie mi dà 100 carte, una epica, giustamente 10 gemme. Ah, proprio subito comincia il tuo premio. Oh, subito. Va bene. A me mi va bene, non è che non mi va bene. Allora, livello 9. Ah, questo è come il torneo, ho capito. Proviamo a fare di questo. Mandiamoci questo. Mo se lui mi mette la zap sono fottuto. Vediamo un po' nella messa. Aia. Oddio, il massino è un grande problema. No, no, porca puttana. Allora, vabbè, questa amici è tosto, è tosto. Cioè, i tornei da 10 gemme già ci sta sta gente. Figuratevi a quelli da 100. Chi ci da sta? Allora, la prima difesa è andata veramente di merda perché mi ha levato tutte le vite della torre. Vabbè, lui è come se vedesse le mie carte. Proviamo di... al 4! Ma è illegale avere questi al 4. Ok, sta partita è andata a farsi fottere, mi sa. Recuperare sta partita è pressoché impossibile. Allora, facciamo caricare, facciamo di questo. Mandiamoci questo. Allora, lui mo c'ha quelli sgherri e io lo so. Proviamo a fare di questo. Ok, ma focussato quello. Quello sbagliato in teoria. Proviamo a fare di questo. Distruggi il più possibile. Va bene, quello è rimasto. Ok, grande mago, grande mago. Se mi distruggevi anche quello ero contento. Allora, la sua torre c'è come la mia prima. Puglia, Puglia, Puglia. Allora, mo lui c'ha la palla di fuoco. Proviamo a fare di questo. C'è pure il drago, c'ha. Alla gra... sì, vabbè, mo una volta mi puoi fregare, però due volte. Allora, mo se lui mi lancia le frecce. Con le guardie, onestamente, non so che farci in questa partita. Allora, proviamo a fare di questo, perché ora lui probabilmente... Non me l'ha tirato, allora. Questo mago l'ho buttato alla cazzo, veramente. Ok, la sua torre è andata giù. E dai, veloce però. Niente. Gli sgherri sono sopravvissuti. Io provo a fare così. Provo a fare così. Provo a fare così. Aia, quello è un problema. Dai, zap. Vabbè, tardi, tardi. Allora, in questo caso non stiamo messi malissimo. Stiamo perdendo, ma non stiamo messi malissimo. Allora, amici, lui non c'ha una truppa di terra. Allora, mo lui mi lancerà probabilmente gli sgherri da 6. Quindi mi tengo pronto questo. Ok, la palla di fuoco. Quindi focusso il drago con questi. Metto questi perché ora lui mi metterà gli sgherri da 4. Probabilmente questa torre, non mi dire, ti prego. Vabbè, è andata. Fanculo, va. Oh, bello. Bello sta nuova cosa, anche se in sostanza non cambia una minchia. Allora, fammi vedere una cosa, io mo stoppo la registrazione, sennò dura veramente troppo sto video. Signori, ho fatto il torneo e ho fatto... Allora, questo qua mi dice, vedi, mi dice anche le carte che contiene, solo comuni. 8 carte, vabbè, diciamo che ci sta. Allora, ho fatto 3 su 12. Amici, ho fatto il torneo da 10, l'avete visto, è difficilissimo. Porca miseria. Oh, sfida classica 3. Che spettacolo. 7. Oh, la domatore. Bello, bello. Per 10 gemme un domatore. Oddio. Non lo so se conviene o no. Vorrei provare a fare questa, però... No, 100. 1100 carte se vinco. Porca miseria. 20 carte. Ah, almeno 2 rare. Ok. Invece qua... Ah, solo comuni, me lo dice pure. Ah, quindi una epica per... Cioè, se lo vinco una epica. Cioè, amici, questo qua è stato difficilissimo. Una cosa allucinante. L'ultima partita che ho fatto, fa vedere se me la fa vedere. Questa. 2-1 mi sa che ho fatto. No, non era questo. L'ultima che ho fatto... Ah, non me lo fa vedere. L'ultima partita che ho fatto stavo a vincere. E all'ultimo secondo lui mi ha pareggiato e mi è riuscito a battere pure. Quindi, per farvi capire il livello. Amici, sblocchiamo tutti quanti sti bauli qua in...
No, perché oggi è una puntata allucinante. Oggi è allucinante. Già l'ho fatta Signori, cantare. abbiamo un ospite speciale. Allora, Sì, 42 abbiamo secondi e si perso. sblocca Sì, sto baule. ma si è già Abbiamo un ospite detto speciale. Saluta, saluta. Fai ciao amici di YouTube. Bello di. Ragazzi. Bravo David. No, Vai, vai. no, ma. Ciao amici di YouTube. Ma stai a fare il video? Sì, Ma che stai a dire? premi qua sopra. Premi qua sopra, apri la cassa. Vai, 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 vai. Tre carte, dammi tre carte. No, Due. due. Ok, apri, apri, continua, apri, continua, apri. C'è le chiavi per aprire questi bauli. No, l'ho Vabbè, dimenticato a questi si casa. apre col dito. La Vai, chiave è il tuo vai, vai, premi. dito. Allora, aspetta 14 secondi, vai, apri questo in mezzo. Dammi tre carte e ti do un bacio. No, due, Aspetta due, un attimo due, me che. ne date due, ok. Lapide e ba. Oh, barbari, quasi, fammi vedere. Senti, barbari. Attenzione. No, per un pelo di culo, per un pelo di culo non riesco a potenziare. Sì, amici, allora, Stacca gli occhi questo è uno anche tu, no? spettacolo perché è aperto anche quest'altro. Vai, due, fammi uscire la sfera di fuoco, va bene? Fecce, fecce, va bene anche le fecce. Le Allora, fecce. fammi vedere, mi sa che non posso potenziare nessuna carta. Allora, sblocchiamo la corona. E oh, guarda quante belle cose nuove. Boh, Ariun, solo perché sei tu. Vediamo un Oh, po'. Allora, questo di oggi è andato veramente di merda. Allora, mo c'ho da fare quest'altro torneo. C'è Vabbo 5-23 il primo. Allora, questo, amici, è ancora il torneo vecchio. Perché io avevo cominciato questo torneo l'altro ieri. L'aggiornamento l'hanno fatto oggi. Probabilmente quando lo caricherò l'avranno fatto già da 2 settimane. Allora, fammi vedere. 35esimo. Cioè, sono salito 10 posizioni senza giocare. Bene. Allora, sblocchiamo la. Questa qua, la Crown. Ragazzi, abbiamo ricaricato tutti i bauli, oggi punta tozza, fammi vedere chi sta arrivare, penso che possa andare, ok? Allora, oggi punta tozza, come ben detto, sta per arrivare il piatto forte e voi tutti lo sapete, perché l'avete visto dal titolo, perché ve l'ho detto, tre carte, gemme, capanna e nove di questi qua. Amici, mi sa che hanno messo il nuovo Gnacazzo si chiama, vabbè, quello là, il nuovo Mastin, ma vabbò, sì, lasciate perdere, sto un po' fuso. Allora, quello là, il Mega Sgherro, oh, allora, Cavaliere, Zap e quattro estrattori, non male, vediamo un po' che cosa ci sta qua dentro. Allora, oro, ok, minchia, aspettate un attimo ragazzi, ok, vai, Cavaliere. Oh, Mega Sgherro, amici, voglio non so quanti like, voglio tantissimi like al primo giorno, perché io questo lo sto registrando proprio il primo giorno che hanno messo il Mega Sgherro. L'ho sbloccato, moschettiere e sgherri normali, perfetto. Vediamo un po', 54 carte, a spettacolo, fammi vedere allora questo. Ah, non posso potenziare niente, allora lanciamo di qua, ok. Amici, abbiate un po' di pazienza, abbiate un po' di pazienza, eccoci qua. Allora, fammi rimettere qua in rettilineo. Ok. Oh, Mega Sgherro da 3, fammi vedere un po'. Punti ferita 3,95 a livello 1. Non male veramente, perché con tanto che vola è una roba spettacolare. Danno 162. Attacca un po' più lento degli arcieri, un po' più veloce del mago. Interessante, lo proverò senz'altro in un mazzo. Vediamo qua se già lo stanno a richiedere, no? Quando esce la leggendario. Che cazzo stai a dire? Oh, Davide 98, Davide 98, fammeli donare, fammelo tenere buono. Prof è entrato nel clan. Va bene, amici, sono tornati prof. Andrea, Edream, quello là, ne si chiama Fanfera. Oddio, prof secondo nel clan. Prof, Fanfera, Dream e Unstoppable. Sono rientrati tutti e quattro nel clan, ora siamo 48. Li risaluto tutti. Fammi vedere, qua capo, anziano, anziano, anziano. Ok, tutti anziani. Amici, io sto facendo schifo. Sono ottavo, 2006 precisi. E devo trovare qualche mazzo. Devo trovare qualche mazzo. Allora, per il momento vi dico, passiamo al prossimo profilo. Ma non è finita qui, senza dubbio. Non è finita qui. Eccoci passati al profilo di Basara. Ha poche ceste ma buone. Queste ci riserviranno leggendaria. Questa ceste ci serve a Gold. Fire Spirits. Il principe dalla Free Chest. Io ve l'ho detto. Poche ceste ma dentro le ceste buona roba. Però
Partiamo con la cesta d'argento, ci serve 48. Quante carte erano alla free? Due. E finisce il primo? Sì. Ma fai nulla. Ci serve Elixir Collector e Knight. Doniamo ai Dream la scassa. Come ai Dream? Oh. Ai Dream. Dove stai tu? Luca Doni, dove sta? È tornato qua. Come se io non sono mai uscito. Come avete potuto vedere, ci sono il nuovo aggiornamento con molte novità, tra cui il bolle super magico dell'arena 7 con 1200 di gemme e 10.000 di oro a soli 10 euro. Devi dire anche i nuovi bauli. I nuovi bauli. Un'offerta incredibile. Hai visto i nuovi bauli? I bauli leggendari e i bauli dell'epica. Hanno messo nuove leggendarie. Come questa. Come. Ci sta. Questa qui che non si può vedere. E neanche questa qui. Ragazzi, cosa dobbiamo vedere? Hanno messo due nuovi bauli che saranno. Uno che costerà 10.000 ori. E ti usciranno 10 epiche. Però basta. Cioè, poi non uscirà più niente. E un altro che costerà 500 gemme. E ti uscirà soltanto una leggendaria. E poi basta carta. Ti uscirà soltanto quella là. Non so se sono convenienti queste cose, perché comunque 500 gemme, cioè penso che sia conveniente piuttosto che comprarsela, perché se tu spendi gemme in comprarle, i soldi, spesi tipo 50 euro. Invece 500 gemme sono sono 5 euro. Quindi credo che convenga. Comunque passiamo al prossimo profilo. Ragazzi, allora, oggi sono uscito di casa tipo mezz'ora. Come sono tornato era sparito il baule. Questo il baule super magico che stava qua. Lasciamo perdere, perché io adesso, proprio adesso, ho fatto una partita, ho vinto 3-0 contro questo. Mi ha dato il magico. Questo mi fa incazzare ancora di più, perché io avrei potuto fare super magico e magico, avrei potuto fare un video super insieme. Poi ho anche 11.000 monete, quindi avrei potuto fare l'offerta speciale, perché adesso stanno facendo le offerte speciali. Oggi non ho niente, però avrei potuto fare l'offerta speciale. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, tempo fa io avevo detto che Gianni Morandi il profilo sarebbe sparito. Ora vi racconto la verità. Sto profilo io lo dovevo dare a un amico mio. Praticamente io avrei ricominciato a giocare da zero. Quindi questo profilo lo davo a lui. E io me ne sarei creato un altro per continuare a fare video per il canale e tutto quanto. Purtroppo la trattativa non è andata a finire come speravo. Il profilo me l'ho sostenuto io. Però le mie email, password e tutto quanto l'ho date a lui. Lui non è riuscito a collegare il suo telefono a questo profilo. Proprio davanti a me l'ha fatto, non c'è riuscito. Allora io sono tornato a casa, tutto quanto perfetto. Fino ad oggi non mi aveva dato problemi. Oggi rientro e sparisce questo baule. Vado a controllare le carte, mi aumentano le carte. Quindi il baule effettivamente, guardate, 54 di questi, 14 veleno. Effettivamente il baule è stato aperto. La leggendaria non è uscita, perché non ho una nuova leggendaria, ok? Quello che mi fa incazzare è che lui continua a negare, nonostante sia l'unico che abbia i miei dati. Allora, ricapitolando, ragazzi, lasciando perdere, questo alla fine è un gioco e deve essere vissuto come tale. Io avrei potuto fare un video allucinante, ma nel vero senso della parola, con il baule magico, il baule super magico. Con queste gemme avrei potuto comprare l'altro magico e avrei potuto fare l'offerta speciale, perché avrei avuto minimo 20.000 crediti. Avrei potuto potenziare al massimo, cioè avrei potuto potenziare questo di tanto. Però spacchettiamo questo intanto e continuiamo come se non fosse successo niente. Andiamo a vedere cosa potrebbe esserci uscito. Chi mi conosce sa che questo è un duro colpo, perché comunque alla fine è un gioco, però io ci tenevo. A me non interessa di... Non interessa il pensiero di tutti, che mi dice che me la prendo, che faccio altro.
alla fine io so come sono e quindi sì, ci sono rimasto male, però è sempre un gioco. Potenziamo il Pekka che sicuramente ce l'avrà dato perché io mi pare che non avevo il Pekka, intanto questo arriverà. Probabilmente quando caricherò il video questo già ci sarà in gioco. Vediamo un po', potenzio questi oppure faccio altro. Allora, la velena è interessante. Questo sicuramente ci è uscito al super magico perché come vedete ne ho veramente tante, ne avevo 11 o 12, la velena al 4 e ce n'ho ora 0 su 20. Fa 55 per 22 per 10 secondi, ok. Niente, amici. Facciamo finta di averlo aperto il baule anche se mi sono incazzato nero proprio perché mi è uscito un baule magico, un baule super magico mi era uscito in Arena 5 a Luca Toni, però non ancora avevo nemmeno il canale e quindi niente. E non ci è uscita la leggendaria. Poi ho aperto quello di Davide con la leggendaria, ho aperto quello di Ryun senza e questo qua lo stesso senza perché come vedete le leggendarie sono tutte qua, non sbloccate, quindi nemmeno qua c'è uscito. Totale 3 bauli aperti, super magici, una leggendaria sola trovata ovviamente a Davide che ce n'ha 5. Questo mi pare giusto. Mi sono incazzato perché comunque sarebbe stato il mio primo baule magico che avrei messo, super magico, che avrei messo sul canale interamente del mio profilo, quindi era comunque una cosa mia, perché comunque il baule super magico mio penso che non lo ritroverò mai più. E comunque un baule super magico volendolo comprare ti costa 30-35 euro, quindi quella era uscita una botta proprio di culo. Ma va bene così, potenziamo anche la Valchiria perché ora abbiamo i soldi. La Valchiria ho visto che è molto buona perché al primo profilo a Luca Toni che metterò dopo di questo, o vi farò vedere che ci ho fatto delle partite allucinanti. Ho fatto 10 a un torneo, ma non posso potenziare niente, va bene. Sblocchiamo la corona, ma prima il video di... No, sblocchiamo la corona, ok. Abbiamo sbloccato la corona, però questa serie ovviamente ha subito una scossa, una fortissima scossa, o forse sono solo io, non lo so, può essere. Tutti sti mesi da febbraio praticamente, fatevi un po' i conti e dai, fatevi un po' i conti quanti mesi ad aspettare il video perfetto che sarebbe stato oggi con il super magico, il magico 2 d'oro perché era successo, più quello che avrei comprato qua, quest'altro a fare due magici, più l'offerta speciale quando sarebbe stata, tutto a puttane. Per colpa di... Lasciamo perdere, perché... Come si suol dire. Cosa posso potenziare? Dai. Ah, questo. Non lo so se fare questo o conservarmi i soldi, ma ci mi conservo i soldi per le offerte. Tutto a puttane è andato, quindi 3 minuti la free chest. Passiamo all'altro profilo. Ragazzi, quello che è successo è dell'incredibile perché come avete visto tutti gli altri bauli intorno erano tutti, come dire, le casse erano ancora tutte chiuse, quindi quello che è entrato ha aperto solo il super magico proprio per farmi uno sfregio. Giustamente, probabilmente lui non lo vedrà mai un baule super magico, allora ho detto fammi aprire questo. Va bene così. Andiamo avanti. Ho fatto girare un po' perché comunque 2 giorni fermo senza fare partite e niente per accumulare, per registrare, per fare tutto preciso. È andata così. Ho fatto un mazzo. Ecco, riprovo l'accesso. Quel wifi prende poco. Oh, perfetto. Perfetto, non abbiamo nemmeno visto che c'è uscito qua. Probabilmente niente di nuovo perché comunque... Questo niente di nuovo ci ha dato. Vediamo un po'. Oh, non ci ha dato niente di questi nemmeno. Vabbè, ho fatto un mazzo che mi ha fatto fare 10 su 12. Quattro
Qua ci dovrebbero uscire almeno 6, 6 questi qua, ecco, già sono usciti, quindi mo o ci escono tutte comuni o la epica. 54 e il bocciatore al 2. Possiamo dire che è andata bene, dai, il bocciatore al 6.000 monete, io non potenzio niente perché vorrei comprare questo. Vediamo un po', 182. Allora, con tutte quelle aperte non ci siamo arrivati. Forse lo aprirò, forse lo comprerò stasera, vediamo un po'. O forse faccio un altro di questi. Primo premio 2000. Io qua sto a 6.000, dovrei fare uno di questi. Questo mi dà almeno due rare. Cioè, se perdo mi dà due rare, quindi niente epica. Per 100 gemme. Ma mi sembra un po' una ladrata. Vediamo un po' questo. 17 ore, no, questo lo devo comprare entro oggi, lo voglio comprare, io lo vorrei aprire sta cassa, 5 ore. Ok, amici, con sto mazzo sto andando da Dio, non so perché. Ah, boh, qua ho perso, ah sì, l'ultima partita che ho perso, poi guardate qua ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 vittorie di fila, poi un pareggio 10, 11, 12, 13, 13 vittorie in 14 partite e la 14esima era un pareggio. Quindi veramente sto mazzo allucinante. Non c'è altro da dire. Passiamo al profilo di Basara. Eccoci, passare al profilo di Basara, che ha riservato per noi poche ceste, e mannaggia. Partiamo con la free chest, che ci serve oro, fire spirits o grider. Bene, bene, bene. O grider mi serve gold, gemme, mortar e gigante. Dacci pure un bombaiolo, e poi sì che spettacolo. Partiamo con la Golden Chest, che ci riserva oro, minions, spear goblin, mortaio, torre inferno, bella merda. Passiamo al prossimo profilo. Eccoci qua raga, allora lasciando perdere tutto, vi avevo promesso un super video e un super video sarà, eccolo qua. Ah, questo proprio te lo dà subito, un bocciatore, quindi ora in due tentativi mi dovrebbe dare 9 epiche. Ecco, 3, quindi ora mi deve dare 6 epiche, mi sa. Speriamo allora che siano o le guardie o gli scheletrini o boh, il drago. Veleno, oh, veleno al 4 pure qua. Ok, ah, esaurito l'offerta. Ah, ok. Quindi questo si può fare una volta sola. Vediamo che posso potenziare. Come sempre, mi sa. Aspetta, è qua che posso potenziare. C'ho 700. C'ho 7. Ah, il bocciatore. Ok, il bocciatore. Cioè, ne ho trovato uno in non so quanti mesi. Ma ne ho trovati due oggi. Quindi aumenta di 120, 7 e 18, danno aria 198. Vediamo. Allora, la veleno al 4, ok. La furia pure quasi al 4. Ma porto come quanto costa? 4.000. 4.000. 8.000 sto spiritello, porco 2. Amici, passiamo. Fammi pensare. Sì, passiamo al profilo di Basara. Siamo sempre al profilo di Basara, che ci riserva queste ceste, anche se poche ma importanti. Ci riserva gold, quindi hord e mortaio. Ai ai ai. Belle cacate. Partiamo con la prossima, la più quella che tutti aspettavate. Gold, gemme, sempre queste gemme. Mortaio, arcieri, fornace, qui c'è l'epica. E pecca. Ci facciamo una spaghettata con il pecca. Che ci facciamo con il pecca? Come potete ben ammirare, mi mancano tutte le leggendarie. Già. Comunque volevo parlare dell'aggiornamento di oggi, che ho visto per il momento ci sono i super minion e le altre carte non so quali sono.
Passiamo al prossimo profilo. Signori, chiamatelo bug, chiamatelo culo, chiamatela fortuna, chiamatelo come vi pare. Io la chiamo legge di... Aspetta, me l'ero ricordato prima, mi ero preparato tutto il discorso allora. Io la chiamo legge di compensazione perché da un lato ci è stato rubato un profilo, un barile super magico. E di conseguenza io penso che sia stato il gioco ad avermelo aperto, perché quel baule era pronto là per aprire da più di un giorno. E può essere che il gioco, per fare spazio, come si dice, per istigare al gioco, abbia aperto il baule e così ha detto: io mo ti faccio spazio e così giochi. Io mo non so se è successo così, perché quello là mi ha detto che comunque non c'è mai entrato al profilo, vabbè, tutto quanto sta a posto. Signori, non so se vi ricordate al video di poco fa, io avevo il baule argento, il baule d'oro alla fine, e nei primi due posti avevo uno spazio. Allora, inutile che io ora vi dica che questo video l'ho fatto tutto insieme, perché è evidente che io questi video li registro giorno dopo giorno e poi li monto in un unico video. Allora, ieri sera prima di andare a dormire ho detto: vabbè, ho due bauli, quello là d'argento ci mancano 14 minuti, metto a sbloccare quello d'oro e poi per domani mattina che metto a sbloccare? Allora ho fatto una partita. Allora, intanto qua, vabbè, lo storico. Questo è il torneo che ho fatto ieri a quello che ho fatto il torneo. Ho fatto solo tre partite, una nel torneo e altre due proprio quelli che mi sono valute le casse. Questo e ho vinto contro questo qua 1-0, la sua torre c'aveva 100 di vita. Questo 1-0 e la sua torre c'aveva centrale, c'aveva 200 di vita. Ho vinto sta partita, mi ha dato il baule leggendario. Io non ci stavo credendo, ho detto: no, vabbè, non può essere. Sta giornata è andata... Ah, se lasciamo perdere il baule super magico sparito, è andata veramente di culo sta giornata. Ho mandato lo screen agli amici e tutto quanto. Ho fatto quest'altra partita, dopo una dopo l'altra, ho vinto baule epico. Signori, baule epico, me lo sono comprato poco fa e ora ne ho un altro. E in più baule leggendario, un giorno di sblocco, quindi è tanta roba. Però un giorno di sblocco che li vale tutti, perché comunque abbiamo la certezza che ci dà la leggendaria. Allora, andiamo a spacchettare sti bauli. Vediamo le due carte. Vabbè, sta a posto. Tanto il big arriverà domani. Amici, questo video io non so quando durerà, perché appunto vi ho detto che lo sto facendo in più riprese. Quindi, per evitare che mi dilungo troppo, ora noi ci salutiamo e questi due bauli, più quello magico di Gianni Morandi, lo apriremo nel video di domani. Assolutamente non perdetevi quel video. Amici, iscrivetevi, commentate, condividete e se non siete ancora iscritti lasciate un pollicione in su, supportate questa serie che è arrivata ad un punto fondamentale. Con l'aggiornamento siamo arrivati a una svolta epocale. Mi fido di voi.